mischiare tu. No, non devo mischiare io. Rimessa adesso appannaggio della squadra azzurra, che deve ancora una volta rincorrere il risultato. Solo una volta è andata in vantaggio, poi sempre in svantaggio durante il match. Questi non tirano mai. Ma attenzione al rimpallo che favorisce Dragà, solo davanti al portiere c'è il gol. Che 5-3 per la squadra in maglia bianca. Andiamo sotto veste e basta, figlioli. Ammonizione per Dragà, eccessiva la risultanza. Ci può stare sicuramente. No, poi rischia di far innervosire un po' la partita, che si sta mantenendo nei canoni. Ragazzi, stai attento che siamo lì. Riceve anche un piccolo suggerimento datogli nell'intervallo. Tu ammonisci, non dico che non c'è espulsione, però sa che è ammonito e quindi ci pensa un po' prima di fare qualcosa che vada oltre il lecito. 5-3 per la squadra bianca, che potrebbe aver effettuato il sorpasso decisivo sul match, o l'allungo decisivo, meglio dire. Gli manca quest'uomo. Vediamo, Daniele Ruggeri dentro per Abbadessa, si deve girare. C'è ancora la possibilità di mantenere il pallone in campo, vi riesce Giuseppe Merlino, quindi Enna, il tiro è buono ma impreciso. Palla per Salvatore Saia, quindi Gangemi. C'è l'intervento scomposto di Paolo Cardullo. Penso sia il più anziano del gruppo con i suoi 40. Chi? Il buon Cardullo. Cardullo? 40, io ne ho 41, lui forse qualcosina in meno. 40, 40 71 allora. Di quelli stasera, certo. Poi viene, penso, José. C'è a casa anche. Perché è della mia età. A casa c'è Cosimo Forestieri, che è più grande, 40, va sui 43 se non sbaglio, dovrebbe essere, o 42. Dovrebbe essere 70. Altro escluso. Attenzione Figliolomo, il tiro che fa la barba al palo. C'è una cosa che non sapevamo, il time out, quindi noi ci fermiamo pochi secondi e poi riprendiamo. Ogni volta ci incontra uno, ci incontra due, non è possibile. Hai ragione. Vediamo qua. Ventesimo. 5-3 per la squadra bianca. Vedi che c'è. Subito centrale. A terra sta palla. Attenzione perché abbiamo ancora Saia davanti. Arriva. Cercò di cambiare qualcosa. Per, fare il suo vecchio ruolo. Per cercare di dare una terzata al match, chissà che fia la posizione. Girato, la posizione girato, sì. È chiaramente girato, però il braccio è abbastanza alto, dico, scomposto un po', si potrebbe anche discutere, però comunale il tiro dalla distanza impreciso. Buono lo stop di Daniele Ruggeri, un lampo nella sua prestazione, non da a ricordare quelle fra le migliori. Vabbè, Onda arriva sicuro, non arriverà a gennaio, però se gioca in Champions, se fa la partita con... Fallo su di lui, calcio di punizione, adesso verrà battuto dalla squadra bianca. La battuta di Dragà deviata, calcio in angolo, no? Sì, l'avevo visto giusto. Sulla bandierina Daniele Enna. Palla respinta da Salvatore Saia. Attenzione, c'era la chance importante per Daniele Ruggeri, credo. Ruggeri ancora secco.
Gianni Giunta, dentro il pallone non passa. Deve essere più preciso, deve essere più preciso. Forse è tardivo questo anche spostamento in campo. C'è adesso una decisione rettificata dal direttore di gara che prima ha dato fallo laterale per la squadra bianca, adesso la dà alla squadra azzurra dopo le proteste sul terreno di gioco. Pelino di ipocrisia da parte di qualcuno in campo. Che sicuramente il premio fair play non lo vincerà mai, credo. Quello che... come anche chi vi parla, ricordate il pasto qua. Difficilmente. O chi commenta. Anche, chi commenta. Figliolo, ma il pallone per Salvatore Saia che non ci arriva. Per poco. E non vorrei che questo doppio gol subito possa tarpare le ali alla squadra azzurra, perché il tempo ci sarebbe per tentare il recupero del match. Roberto Ruggeri, lo scambio con Daniele Ruggeri. Quindi Quartarone si dispegna molto bene, quindi comunale. Quindi il tiro di Cardullo di prima intenzione, palla fuori. Finisce a terra Salvatore Saia, ma non c'è nulla assolutamente. Morasca per Abbadessa, riesce a superare due giocatori, ma non Filloro che poi va al tiro in porta, che non trova però la stessa porta. Roberto Ruggeri per Daniele Enna, lo scambio con Daniele Ruggeri. Quindi José Merino gira in rete questo pallone, ma un po' velleitario. Comunque l'idea non era malvagia, lì puoi andare a sorprendere il portiere che non si aspetta il tiro da quella posizione sul palo più lontano. Cangemi dentro un po' alla cieca, non c'è nessuno, quindi comunale anche qui, un rilancio che poi pesca Salvatore Saia in aria. Attenzione alla possibilità per Gianni Giunta che cerca di superare Roberto Ruggeri, quindi il tiro di Peppe Cangemi fuori. Disturbato ancora da un attimo Cardullo. Io già avevo segnato qualcuno che poteva essere, anche se ancora manca. Ma credo che ci sia molte possibilità che possa vincere lui. Un fallo difettoso ancora. No, io avevo messo un segnale già, penso che sicuramente vedendo la partita. Qualche segno l'ho messo. Ma di qua secondo me invece... No, questo. Qua è... Più voglia. Sì, sì. O questo qua. Ero più propenso io per invece per il giocatore adesso in attacco che si è dannato l'anima, adesso cerca di dare una mano lì davanti, secondo me per i blu Salvatore Saia è uno dei, fino a questo momento uno dei migliori, lo dico io che non devo dare il premio. Dall'altro lato vedo molto bene Paolo Cardullo, maglia bianca. Ecco adesso perché tirare? Questa il è... ci voleva prima, il tiro ci voleva prima per comunque. Sembrano quei colpi della disperazione quando sei quasi allo stremo delle forze. Lui quando ha avuto le sue occasioni più avanti non ha tirato. Ah, come gioca Badessa. Peppe, sì. Merlino, lo scambio con Cardullo, a cui mancherebbe il guizzo vincente. Quasi ci va vicino. Blocca Salvatore Saia. Ancora la squadra bianca e un po' demoralizzata anche la squadra azzurra. Ecco. E c'è il gol, il quarto, il poker per Abbadessa al 26esimo. Sei a tre. Sta scivolando via questa partita.
ai piedi. Quando per buono un tempo e 10 minuti qualcosina era ancora quasi un quarto d'ora. Per un'ora quasi di gioco era ancora aperta. Poi la squadra bianca, tra virgolette, sta dilagando, anche perché la squadra azzurra è anche demotivata un po'. Certo, adesso si fa tutto in salita perché manca poco, quindi Merlino potrebbe dare il colpo di grazia. Poi in ombra. Questo per me è un risultato un po' a sorpresa. Sì, e soprattutto anche nelle dimensioni, ecco, più che altro. Stesso calcio di punizione per la squadra in maglia bianca, ci siamo anche un po'. Magari io ho sottovalutato l'esperienza di questi giocatori che... messi tutti insieme, giustamente. Prima partita, ma al giocatore anche completo. Bisogna vedere anche questo. Che non faccia discussioni, che sia... Io... Credo, poi. Non sta a me deciderlo. Ora è una palla persa. Si allunga il pallone tra Gae e Peppe Cangemi in fallo laterale. Sicuramente lo scorso anno Peppe Cangemi ha vinto il migliore in campo, quest'oggi un po' sottotono a mio avviso. Poi. Anche lui un po' nervoso stasera, forse con i compagni. Sì. A chiudere dietro? Adesso la voglia di recuperare rende un po' prevedibili blu. E rischia di anche di scoprirsi più di tanto. E sono letali poi gli attacchi della squadra bianca. Salvatore Isaia, lo scambio con Stefano Giunta che apre a destra per Quartarone che sbaglia il cross. Nessuno vuole tirare dal dimito dell'aria. Non prendo una responsabilità. Giocatori che sono qualche fuori, anno fa qualcuno avrebbero preso. Arriva. Daniele Enna, il buon gioco di gambe dentro e il pallone per la balestra che poi scivola. Quasi tentato l'arbitro a dare il calcio di rigore. No. Perde palla ancora la squadra azzurra e poi un po'... Presunzione. Supponenza, stavo dicendo. Siamo nel tiro di Abbadessa. Quasi quando uno ha la bocca già piena. No. Con lo stomaco pieno. Michele, sempre con te allora. Con chi? Poccottissimo. Noto del disappunto. Abbadessa dentro il pallone per Daniele Ruggeri. Ecco qui, poteva sfruttare meglio Daniele Ruggeri e andare a alzare l'asticella della sua partita. Ma niente. Un passo dietro, Dani, vieni qua. Stavo vedendo singolarmente la squadra bianca 1-1, ognuno ha dato il suo contributo. Mi manca Daniele Ruggeri in qualche maniera. Gli altri, bene nel male, hanno fatto il proprio. Squadra azzurra anche fisicamente, qualcuno sta pagando anche il primo tempo dispendioso. La respinta qui c'è gol, penso, sì. Qui Gianni Giunta non può sbagliare da par suo. Anche perché se sbaglia questo. Andiamo tutti a casa. Andiamo tutti a casa. Mezzo metro da. Si riapre un lumicino di speranza, sei a 4 a 10 dal termine. I bianchi potrebbero pagare gli errori sotto porta in questi 10 minuti. Che potevano chiudere e ammazzare il match. Stiamo giocando qua, mu. Dai, Sanso la chiama che è possesso della palla. Attenzione al pressing fruttuoso. Gianni Giunta dentro il pallone per Fillormo. Qui hanno sbagliato una grossa occasione.
Gianni Stefano Giunta cerca di vincolarsi e poi appoggia per Quartarone. Quindi Salvatore Saia. C'è qualche spazio, qui c'è un brutto fallo direttamente sulle gambe. Questo lui voleva la battere subito, non gliel'ha consentito. Calcio di punizione per la squadra azzurra che cerca di riaprire il match, di andarci vicino, a due gol da recuperare. C'è il fischio arbitrale, non era pronto ancora Gianni Giunta. Il tiro respinto dal corpo. Ma dai, in barriera, su, discussioni inutili. Ancora protesta sul col direttore di gara. Inversione di... Questa inversione mi lascia un po' a desiderare, comunque, perché il tempo... Comunque si apre un piccolo focolaio. Scusatemi, non vorrei dire. Comunque, no, lì non c'è punizione. Non c'è punizione, ma non c'è neanche inversione perché i 10 secondi non sono passati. 5 secondi, quando è? No, ne devono passare 4. 4, allora ce ne sono più di un cambio. Allora c'era, che non è stato fischiato. Allora ci sono 4 secondi. Perché ha protestato senza palla quando l'ha messa a terra. Piuttosto, io avrei lasciato la rimessa e un cartellino. Infatti, sì. E non succedeva a nulla. Invece. Palla per Abbadessa, spalla la porta, palla dentro, quindi chiude Comunale. Quindi chiude ancora Quartarone. Sotto c'è Dani, bravo. Però dobbiamo dire che quando è stato fermato il gioco e time out io ho staccato, quindi dobbiamo aspettare il fischio arbitrale. Molto vicino alla realtà il cronometro, però ho fermato il time out, il tempo, quindi... Palla per Quartarone, perde contrasto con Roberto Ruggeri che riesce a uscire, poi sbaglia l'assist per il compagno. Stefano Giunta dentro per Filloramo, entra in aria, defilato Filloramo, si allunga il pallone, poi appoggia dietro Caparbio, sai il tiro, respinge con i piedi Morasca. Squadra azzurra col carattere fino alla fine, vuole essere vicino all'impresa di recuperare due gol alla squadra bianca. Siamo stati smentiti anche sui gol, 10 gol abbiamo visto, dico. Certo, 6-4, certo. Alla lunga poi gli attacchi sono le bocche di fuoco che c'erano stasera, giustamente. Però secondo me... E qui c'è un numero che ha speso inguardabile qui, da non fare. Dico. Esagerato. Sì che vinci i due gol, però. 4 più le il time out di un minuto manca. Ci sta. Daniele Ruggeri, vediamo se riesce a fare qualcosa di positivo. Impalpabile stasera la mia wild card. Era poi la prima domanda che ti ho fatto subito all'inizio match. Se poteva. È uno che può fare la sicuramente, se poi in questi campi può fare la differenza. Però paradossalmente più piccolo è il campo più forse fa la differenza, sai? Forse questo campo leggermente più... E non butta via la palla ancora Cardullo. No, credo che sia fin troppo facile, ecco adesso mi spendo in un qualcosa in più, dico il migliore del match, però dico a mio avviso rispetto alle altre lasciamo stare il poker di reti di Abbadessa, però Cardullo ha fatto una ottima partita, vede ancora in fase di... riesce a guadagnarsi fallo, difendere troppa il pallone. Foga, troppa foga in chi vuole recuperare, ma è comprensibile. Ma è chiaro, ormai siamo un Filloramo che mi in finale. Fortunato? No, si tocca dietro la coscia. E ha speso molto anche lui.
Michele Comunale non trova nessun compagno a cui dare la palla, lo cerca in Stefano Giunta, anche lui sulle gambe in questo finale di match. Vediamo se riesce a recuperare un po' di tossine spese. Filormo improponibile questo traversone. Veloce! E allora siamo 3 più il time out. Sarebbe 2 più recupero. 2 più recupero. Palla per Quartarone. Quindi Filoro, vediamo se si spendono le ultime residue speranze, le proprie forze. Servizio di giunta di ritorno e c'è calcio d'angolo. Resta in attacco la squadra maglia blu. Palla per Filloramo, lo scambio con Stefano Giunta. Quindi Filloramo per Gangemi, lo stop. Ma c'è sempre Cardullo lì a puntellare, a chiudere. Michele Comunale. Quindi Quartarone alza la testa, guarda il piazzamento del compagno e c'è la respinta di Roberto Ruggeri in fallo laterale. Interviene pure il nostro cameraman Salvatore Barbera. Qui subito, batti. Contrasto normale di gioco. Quindi Filoramo, quindi c'è l'intervento di Daniele Ruggeri un po' scivolata. Lui si è fatto male con un crampo forse. Gianni Giunta lascia un po' correre in questo finale. Salvatore Saia entra in area, poi Gianni Giunta cerca l'angolo, l'angolo lontano. Siamo davvero ai titoli di coda, vediamo quanto recupero ci sarà. Salvatore Saia, qui c'è intervento, no, si continua a giocare. Non c'è niente. Michele Comunale. Il tiro, la respinta di Morasca, quindi Gianni Giunta, gol! Palla dentro! Un recupero scoppiettante, perché stavo dicendo solo 2 minuti, dico, non so, dico, non posso dire niente, dico. Non si muovono perché oggi è suscettibile. Il direttore di gara è suscettibile, oltre ad aver fatto una buona gara. Comunque, giustamente non è che ci sono stati interventi di qua. Siamo nella norma, 2 minuti e 40esimo, Gianni Giunta ha riaperto un lumicino di speranza, soltanto un gol di differenza fra le due compagini. Palla in profondità, ma lì deve uscire il portiere. Signori, che errori. Lì deve uscire il portiere, l'ho detto prima che Enna colpisse il pallone. E il gol che consacra forse verosimilmente, ma quindi anche Enna nell'extra time riesce a bucare la rete avversaria. Tiene un pallone del portiere . E la domanda che facevo prima, quale differenza potevano dare i due portieri? Io di qualche piccola incertezza in più di Salvatore Saia l'ho notata. Comunque. Io intanto vorrei sottolineare almeno a questo punto la quasi conclamata 8ª vittoria di Pepe Dragà, che mi rimane imbattuto nel Fazio Day. Cioè, vinti tutti? Tutti quanti, io già vedevo i titoli, interrotta la serie, ma qui la serie non si interrompe. Dovrò pensarci io alla prossima. E per l'ennesima prova negativa, diciamo, no, la prova in se stesso no, forse, perché poi Gianni Giunta qualcosina l'ha poi fatta, però nel Fazio Day non riesce ancora a brindare al successo sul terreno di gioco. E ancora, vabbè, le solite discussioni, ovviamente, squadra azzurra che se fosse stata più compatta, sai, la partita in linea di massima poco è stata spostata solo da un lato, la squadra bianca. C'erano stati momenti che poteva essere sfruttata meglio dalla squadra in maglia azzurra, che naturalmente ormai
si accinge a perdere questo nono Fazio Dea. Arriva anche il triplice fischio arbitrale, 7-5 il finale per la squadra in maglia bianca. E c'è stato tra gli altri poker di Abbadessa, poi ha segnato anche Sandro Filloromo, Salvatore Saia, Roberto Ruggeri, Gianni Giunta ha fatto 3 gol, poi anche Dragà e io alla fine Dalienen. Tutto per il momento per quanto riguarda il calcio giocato, adesso tra poco andremo alla premiazione, alle interviste di rito del fine Fazio Day. A più tardi. Allora, eccoci qui alla premiazione di questo nono Fazio Day. Ha vinto la squadra bianca per 7-5, come qualcuno diceva che sulla carta forse poteva essere più avvantaggiata, comunque queste sono le impressioni. Allora andiamo a vedere con Fabio Fazio la squadra premiata, la squadra sconfitta tra virgolette del questo Fazio Day. Certamente, allora. la lunghezza del road quest'anno ci ha consentito di aggiungere diversi premi, tra cui le medaglie per la squadra sconfitta, che chiamo qui a questo punto. Allora, la squadra azzurra che a 1-1 può venire qui sul terreno di gioco. Salvatore, la squadra azzurra. Salvatore, chiama la squadra. Comunque, per buoni tratti della partita siete stati sul match, poi però ci sono la premiazione capitano Salvatore Saia, uno dei più positivi, nonostante la sconfitta. Esordiente. Stefano Giunta. Non è facile. Che si è dannato l'anima, combattuto molte volte, Gianni Giunta, e ci si aspetta sempre di più da lui comunque. Quindi Michele Comunale. Peppe Gangemi. E Peppe Quartarone. E poi l'estremo portiere Salvatore Saia. Portiere. Allora, abbiamo premiato la squadra azzurra che adesso premiamo, vabbè, l'applauso di rito. Allora, sportivo Michele Comunale. Allora, andiamo a premiare la squadra bianca adesso. Con permesso. Sì. Ovviamente dobbiamo consacrare chi ha vinto questo nono Fazio Day, la squadra Day. Premiamo la squadra che ha vinto, e la squadra bianca. Se arrivano a destinazione possiamo anche premiarli. Capitano. No, la coppa è un'altra cosa, la coppa è un'altra cosa. La coppa. Aspettiamo la squadra bianca che vengono naturalmente premiati. Ti presenti lo stesso tu, ovviamente. Paolo Cardullo, Abbadessa, Giuseppe Merlino. Andiamo a inquadrare anche i festeggiati, Roberto Ruggeri, Daniele Enna. Il cavolo tuo naso fa così, vada, io vi darei se ciò così. Piglia, vira. Vorrei dire una cosa. Stefano Morasca. Daniele Ruggeri che ha usufruito della wild card spesa male. E Dragà. Fabio. Sì, se mi consenti volevo premiare il migliore in campo, che all'unanimità è stato Paolo Cardullo, che non ha sbagliato nulla, ha fatto un ottimo assist per Roberto nel primo tempo e se lo merita. Lo voglio dividere con i compagni. Sicuramente, sono stati tutti bravi. Io sono onorato di questo premio, però anche loro siamo stati tutti bravissimi, tutta la squadra. Bravo Paolo, anche per le parole che ha speso. Adesso c'è qualcuno che voleva parlare. Facciamolo parlare.
vorrei dedicare questa vittoria ad Alessandro Cardinale, che sicuramente, tecnicamente parlando, visto la presenza di Gianni Giunta in questa finale, sicuramente lui poteva giocare con una sola gamba. Mi permetto di dire solo questo, grazie. Grande Alessandro! Effettivamente è venuto, è giusto, dedichiamo anche... È andato via, non lo so, non c'è. C'è, non so dove. C'è Antonio La Rosa? Antonio! Devi venire un attimo. Ma è nascosto, io non lo vedo. Ah, dietro al Cardinale. Oh.